Una strana avventura, quella che mi è accaduta. D'accordo, nessuno mi ha creduto. Si è detto, povero ragazzo. Sì, buon subacqueo, ma sappiamo che l'ebbrezza delle profondità qualche volta gioca dei brutti scherzi anche ai migliori, a meno che non sia stato quel buon vino di Malvasia. Ah, piccolo contastorie. Eppure io l'ho veduta. Veduta come ora vedo queste pinne, quegli erogatori, quelle bombole. Come io vedo gli altri che risalgono dopo l'immersione, ben vivi essi, reali, palpabili. Ma costei chi era? E dov'è adesso? Perché anche la mia comincia come tutte le avventure. C'era una volta una ragazza, una sconosciuta o quasi. Una firma, un nome che mi ricordava vagamente qualcosa. E una lettera che mi diceva, ci rivedremo in luglio al club a Lipari. Un ricordo può darsi di un villaggio precedente. Una indicazione comunque piuttosto vaga. Era questo dunque che mi turbava. In ogni modo, ciò spiegava la mia aria trasognata. Angelino! Domani alle 8! Va bene? Allora, tu as fait des progrès? Tu as peut-être rencontré des sirènes? Non, mais j'ai fait un petit mérou comme ça. Oh, monsieur Lamarck! Pour le bivouac de demain! 40 bouteilles, comme d'habitude. In fondo c'era una sola cosa, quella che non andava. Qui tutto rifletteva la gioia di vivere e di scendere in mare, di approfittare in pieno di vere vacanze. Solo per me c'era qualcosa, come una presenza che mancava. Prego, vogliatemi scusare, ho dimenticato di presentarmi. Pierrick, un bretone, come dice il mio nome. Occhi azzurri, fronte media, naso medio. In fondo niente male, diciamo piuttosto bene in canna. Subacqueo e cacciatore di belle speranze. E se ho l'aria un po' stranita e preoccupata, ora voi sapete il perché. Sì. Noi
n'y a plus de laine. C'est fini. Mais non, c'est fini. Longtemps sa sirène. Regarde, c'est un goût, c'est sensationnel, hein. Et puis écoute, plutôt que de te tracasser pour des sirènes que t'as même jamais vues, attends demain ce que tu verras à la plongée et tu m'en diras des nouvelles, mon frère. Allez, tiens, papa. Quel giorno, la prima cosa che ho visto sott'acqua, eccola qua. Avevo un po' l'impressione di essere un ispettore in visita alle classi di una scuola per rendersi conto dei progressi compiuti dagli allievi.
Qui si caccia. Ma questo raduno di cacciatori non è a sfondo cruento. Qui lo scopo dell'operazione è piuttosto il prendeteli vivi. Gli istruttori hanno le loro manie, è comprensibile. Quelli di Ripari si erano messi in testa di ripopolare gli acquari. Non è così semplice come si potrebbe credere a prima vista. Occorrono una rete, una buona dose di pazienza e riflessi al fulmicotone. Risultato? Al posto di arpionare gigantesche cernie, si catturano minuscole castagnole in sacchetti di cellophane. Questo fa un po' grandi magazzini, ma queste bestioline sono così graziose, non vi pare? Ma io non mi sono troppo soffermato in questi giochi inoffensivi. Quello che volevo era di dare uno sguardo più lontano e più profondo e accompagnare i miei amici cineasti verso le meraviglie delle grotte e delle pareti a picco. Con questi io avrei visto qualcosa di ancor più straordinario. Il relitto di Filicudi. Centinaia di anfore erano sparpagliate al fondo di un canale sottomarino, alla profondità di 50 metri, il carico di una nave naufragata 2000 anni prima. Sotto la guida di Jackie, il capo istruttore, cominciamo a riempire d'aria cotesti vasi. Il giorno dopo sarebbero stati catalogati e classificati al Museo Archeologico di Lipari. Ma ciò che più mi interessava quel giorno era l'avventura in una delle sue forme più eccitanti, la caccia. Nel momento in cui caricavo il mio fucile idropneumatico, non sapevo ancora fino a qual punto me ne sarei potuto servire. Thank you.
In partenza io mi sentivo un po' imbarazzato. Davanti a me un giovanotto cacciava a corpo libero. Io, con l'autorespiratore e quel popò di fucile da 50 megaton, avrei dovuto fare almeno bene quanto lui. Ed ecco là che, al termine di un'apnea quasi interminabile, l'amico tira fuori una cernia di buon peso. Io lì per lì ci rimasi come un cretino, ma non mi persi di coraggio. Gli altri pesci ora si tenevano alla larga. E fu proprio a questo punto che quella cosa accadde. Bon, alors. Parle. Je vous dis quelque chose, un jardin. Prépare-toi. On va. Thank you.
même. La poesia è verità più bella dello stesso amore. Sur la mer sous le dété, mon amour est mon poème, le rêve est ma vie. Il mio amore è poesia, il sogno è la mia realtà.